Ciao a tutti, sono Mondo dello Spettacolo, benvenuti alle ultime notizie di oggi. Punto Raffaele rischia di mettere a repentaglio la sua vita e la sua famiglia. Cosa farà il protagonista di Un Posto al Sole? Raffaele Un Posto al Sole. Nelle prossime puntate di Un Posto al Sole Raffaele Giordano sarà sempre più coinvolto dal clan Argento. Scopriamo insieme che cosa accadrà al protagonista della soap napoletana, che va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 20:45 su Rai 3. Raffaele Giordano è finito nel mirino della mafia e nelle prossime puntate accadrà davvero di tutto. La sua vita è cambiata nelle ultime settimane dopo le pressioni e le minacce degli scagnozzi di Argento. Il portiere di Palazzo Palladini ha deciso di tacere con la sua famiglia, ma la situazione potrebbe sfuggirgli di mano. Intanto Tregara ha fatto recapitare una lettera a Nico per Clara e la donna dovrà decidersi ad aprirla. Quale sarà il contenuto di quello scritto? Tregara è il padre di Clara che ha sacrificato sua madre per interesse. Clara per il momento sarà troppo turbata per essere lucida e nel frattempo nel quartiere l'ombra della mafia sarà sempre più forte. Scopriamo nel dettaglio cosa accadrà a Raffaele Giordano. Il segreto dell'efficacia di Babel? Ce lo spiega una delle creatrici. Un Posto al Sole, Raffaele tenta di nuovo di rubare il computer. Piano piano saranno coinvolti tutti i protagonisti di Un Posto al Sole nella vicenda del clan Argento. Raffaele dovrà compiere un reato e sarà messo con le spalle al muro. Dopo aver tentato di sottrarre dei file dal computer di Eugenio, Raffaele inviterà di nuovo Viola e suo marito a pranzo per riuscire a impossessarsi del computer di Nicotera. Nonostante il portiere voglia proteggere la sua famiglia, alla fine suo malgrado la coinvolgerà. Nicotera è il magistrato che ha fatto arrestare Argento ed è la pedina per la mafia da eliminare. La tensione in famiglia sarà altissima ed anche Ornella capirà che Raffaele le sta tenendo nascosto qualcosa. Il portiere si rifugierà da Elvira per confidarsi, ma dopo che Diego li ha beccato insieme, avrà un problema in più: convincere il figlio che tra lui ed Elvira non c'è alcuna relazione. Come farà Giordano ad uscire da questa folle situazione? Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.